Bene cari amici, ed eccoci qui con Don Chisciotte e i mulini a vento, ennesima puntata dell'amico Alfredo Story, puntata ideata, condotta, curata tutta dall'amico Alfredo, di Radio Reno Web da Casalecchio di Reno. Non voglio trattenermi molto questa sera perché, anzi parlare tantissimo perché come potete vedere dalle immagini, chi ci guarda sulla web tv, abbiamo un po' di persone collegate con noi questa sera, e io passerei subito, anzi no, prima di passarti la parola Alfredo, scusami se certo, voglio ricordare a tutti gli amici che siamo in diretta a reti unificate su tutte le nostre web radio del network, che sono Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso in www.radioisso.it e nuova new entry Radio Valdichiana, che in questo momento non abbiamo ancora il dominio, non è stato ancora registrato, non ce l'hanno ancora passato, che sarà www.radiovaldichiana.it, quindi al più presto partiremo anche con questo. Vi ricordo ancora che stiamo andando su due canali sperimentali che potete vedere sul sito radiosaiuz.it, due canali di Radio Saiuz TV, e il terzo canale è quello di YouTube, quindi ci potete vedere anche su YouTube. Abbiamo la chat sempre pronta, c'è il nostro assistente alla regia Ugo da Modena che insomma ci segue, segue la chat e segue le web radio. E altra cosa, se volete scriverci oltre alla chat, adesso potete mandarci un SMS oppure collegarvi con WhatsApp, mandarci un WhatsApp come si dice al numero 393 78 80 195. E per finire sempre la nostra linea telefonica per chi vuole intervenire in diretta 0422 16 26 622 2203 con Alfredo, non mi sono preso molto tempo. Ti passo la linea e poi andiamo avanti con la trasmissione. Vai Alfredo. Carissimi amici, qua da Casalecchio di Reno, sul Reno, Bologna, è il vostro Alfredo, il vostro Don Chisciotte, sempre con l'assistenza del nostro Sanzo Panza. E questa sera, come abbiamo già annunciato prima in un breve flash, sarà una serata monotematica e parleremo del referendum sulle trivellazioni, argomento scottante, molto importante, innanzitutto per l'inquinamento, per cercare di combatterlo e per tanti altri motivi che vedremo poi nel corso della chiacchierata. Con noi stasera abbiamo dei graditissimi ospiti, ospiti di casa diciamo, perché sono nostri collaboratori, collaboratori di Radio Saiuz e collaboratori un po' di tutto il network. Abbiamo Massimo Bonella con le sue notizie ultime e abbiamo Ugo Lombardi da Bari, che lo conoscete certamente, che insieme ad Antonella Intranò hanno una interessantissima trasmissione sulla mafia, sull'antimafia. Io passerei adesso subito la linea a Massimo per le ultime notizie. Sì, grazie Alfredo, il collega di Radio Reno Web. Dunque prendiamo la linea da Radio Favaro Veneto, Pianeta OGTV, che fa poi riferimento alla testata giornalistica di Pianeta OGTV da Venezia. Abbiamo una breaking news, ossia una notizia urgente, l'abbiamo data anche nel corso di una edizione straordinaria circa 20 minuti fa, la riprendiamo. Una ricercatrice 29enne di La Loggia, provincia di Torino, è stata
stata uccisa a Ginevra nel corso di una rapina in strada nel quartiere degli ospedali universitari. Valentina Tarallo frequentava un dottorato di microbiologia molecolare. È stata aggredita con una spranga da un uomo che voleva rubarle la borsa mentre rientrava a casa. Da quanto riporta Le Matin, la polizia sarebbe alla ricerca di un giovane tra 20 e 30 anni di origine africana, alto 1,90 m. Ora provate a pensare. Una ragazza, una studentessa che come ogni sera ritorna a casa per andare a preparare la cena, per rilassarsi un po' dopo una giornata di studio e si trova un pazzo che la aggredisce e la uccide. Io non lo so in che mondo siamo. Andiamo avanti. La notizia del giorno, che è in testa praticamente in primo piano in tutte le testate nazionali, ma non solo, la morte di Casaleggio, ideologo del Movimento 5 Stelle, morto a Milano, dove era nato, lo ricordiamo, nel 1954, Gian Roberto Casaleggio, cofondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, sposato due volte e padre di due figli. Tempo fa era stato operato al cervello, nei giorni scorsi aveva escluso che proprio per motivi di salute potesse abdicare per il figlio Davide nel blog del Movimento 5 Stelle e in azienda. E Camera Ardente a Milano, i funerali giovedì. Andiamo avanti. Beppe Grillo, dunque, questa mattina è mancato Gian Roberto Casaleggio, il cofondatore del Movimento 5 Stelle. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia. Gian Roberto ha lottato fino all'ultimo, così Beppe Grillo sul suo blog in un breve post dal titolo Ciao Gian Roberto. Dunque, Grillo ricorda la lettera di Casaleggio al Corsera il 30 maggio 2012. Sono un comune cittadino che con il suo lavoro e i suoi pochi mezzi cerca, senza alcun contributo pubblico o privato, forse illudendosi, talvolta sbagliando, di migliorare la società in cui vive. Annullato il tour di Beppe Grillo a Napoli. Cambiamo argomento. Dunque, parliamo della problematica relativa all'immigrazione. Quello che sta accadendo al confine tra Italia e Austria non è la soluzione giusta, lo ha detto il commissario europeo per l'immigrazione all'Europarlamento in sessione plenaria. Credo nella costruzione di ponti, non di muri, ha osservato. Serve una politica dell'immigrazione che non conduca a chiudere i confini interni mettendo a rischio Schengen, e questa politica va attuata. Il management di confine al Brennero e le nuove misure legislative sul diritto d'asilo sono necessari e giusti. Così il cancelliere austriaco difende i provvedimenti di Vienna al confine. Diamo un rapido sguardo, anzi, vediamo se c'è qualche ultima ora per quanto riguarda la 29enne uccisa a Ginevra. No, allora vediamo, diamo uno sguardo rapidamente a quello che offre la nostra testata di Venezia Pianeta Oggi TV.net. Dunque, in primo piano abbiamo un video che riguarda la manifestazione che c'è stata a Gemona dal Comitato San Michele per difendere l'ospedale di Gemona contro la chiusura dell'ospedale. Su questo video vorrei ringraziare per la collaborazione Gilberto Cossettini dell'associazione Mandalcil. Poi andiamo avanti, c'è il nostro settimanale Pineta Oggi Report, questa volta condotto dalla dottoressa Maria Marzullo. Trattasi di un'intervista al noto ricercatore e reportagista Pier Giorgio Caria. A seguire il telegiornale di Pandora TV, poi abbiamo un comunicato locale Montepulciano Informa. Ecco che questo comunicato, come tanti altri, prossimamente andranno pubblicati sul canale, diciamo così, tra virgolette, regionale, vale a dire Radio Valdichiana, che appunto è ancora un attimo in fase sperimentale. Poi abbiamo alcuni
alcuni articoli estrapolati dalla testata Antimafia 2000 di Palermo. Abbiamo per esempio questo importante articolo firmato da Saverio Lodato. Dunque, il figlio di Rina a Porta a Porta. Poi ancora un altro articolo nel nome del padre, tra parentesi Belva Assassina, sempre un altro articolo estrapolato da Antimafia 2000, Le elucubrazioni di Giuseppe Salvatore Rina, scritto da Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000. Poi a seguire il punto di Giulietto Chiesa, dal titolo Panama Pampers, il punto di Giulietto Chiesa, in collaborazione con Pandora TV. In ultima, vi voglio segnalare anche questo, c'è un video interessante. UFO sopra a San Pietroburgo. Ecco, quindi basta insomma consultare la testata pianetaoggitv.net che si occupa anche di ufologia. Tra altre cose, il nostro video in evidenza che trovate a taglio primo sulla destra sotto l'ora esatta, c'è proprio un colloquio tra un gruppo di giornalisti e con alcuni generali a 3 stelle, generali quindi insomma, di un certo grado, colloquio che si era realizzato nel gennaio del 98 a Tver, una località vicino a circa 30 km da Mosca, una città militare, sono incontrati all'interno di questa base militare dove questi generali a 3 stelle confermavano che il fenomeno esiste e hanno anche degli archivi che contengono questi documenti, che alcuni di questi ultimi sono stati anche dati a questi giornalisti che erano a colloquio con queste persone, con questi militari, con questi generali. Dunque, sono le 22:12, quindi questo è il video in evidenza. Questa è una notizia insomma importante, quindi abbiamo ritenuto a darla ai nostri ascoltatori, quindi l'abbiamo messa appunto subito in vista nello spazio del video in evidenza che rimarrà per parecchio tempo, forse per sempre, perché è un documento straordinario. Dunque, 22:12, dicevo, Radio Fabro Vento, Massimo Bonella qui nello studio dove arrivano tutte le notizie della testata Pianeta Oggi TV, che ritorna alla linea alla regia centrale a Rosario Moreno, per poi la girerà a credo ad Alfredo per la conduzione di questo importante e interessante programma. Grazie Massimo. Prego, Allora, Alfredo. grazie mille. Io giro subito perché sono le 22:13 ad Alfredo, ricordando che domani sera alle 18:30 ci sarà una puntatona speciale di Osservatorio Antimafia con Ugo Lombardi, Antonella Intrenò, con la partecipazione di Massimo Bonella e di chiunque voglia venire, soprattutto in diretta con noi. Alfredo, a te la linea. Ok, carissimi amici, abbiamo anche il piacere qua di avere oltre come Massimo Bonella anche Ugo Lombardi. Quindi possiamo iniziare, caro Ugo, questo breve excursus sul referendum che si farà. Innanzitutto un ricordo relativo a questo referendum e a queste trivellazioni in mare. L'anno scorso era a Cesenatico e per passare un pomeriggio io e mia moglie abbiamo seguito una gita in motonave, e di solito tutte le gite in motonave che si fanno da Cesenatico vanno a finire a una grande trivella che è al largo, sotto le 12 miglia. Ed è stata una gita molto interessante perché è difficile visitare queste realtà estrattive. E, logicamente il capitano della motonave elogiava ed esaltava questi sistemi di estrazione, citando che è una delle trivelle che aveva una trivella americana addirittura, e via discorrendo. E quello che mi ha colpito
particolarmente perché io amo vedere più che altro i particolari delle cose. In cima al pozzo di trivellazione c'era un anello, un grande anello di metallo, logicamente, e c'era un tecnico, un operaio, non so chi, che stava facendo footing correndo lungo quest'anello. Ma veniamo un po', cari amici, al discorso di domenica prossima. Questo referendum per le trivelle che riguarda esclusivamente poi le trivelle che sono entro le 12 miglia, cioè circa 20 km, dalla spiaggia, dalle linee costiere italiane. È stato promosso questo referendum per l'abrogazione di una norma introdotta con la legge di stabilità del 2016 che prevedeva un'estensione di attività nelle trivelle entro i 12 miglia nautiche dalla costa fino ad esaurimento dei giacimenti e non fino a 40-45 come la previgente normativa, finora è 40-45. Il testo della legge, poi cerchiamo un po' di commentarla, è questa. Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, 17, terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, norme in materia ambientale come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, numero 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge di stabilità, limitatamente alle seguenti parole: per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Questa è la norma di legge che dovremmo abrogare con un sì, per poter far chiudere queste trivellazioni anche se i giacimenti non sono esauriti. Quando si parla di referendum mi viene sempre un po' la pelle d'oca, perché in Italia si fa facilmente il referendum. Ma il dramma reale dei referendum è che dopo vengono bellamente dimenticati, abbiamo buttato via un bel po' di milioni per realizzare tecnicamente queste forme di votazione libera e tutto va nel dimenticatoio. Cioè, come di solito, passata la festa è gabbato il santo, anche perché vediamo il caso del referendum sull'acqua e altri referendum. Alcuni sono andati bene e hanno esaudito il desiderio degli elettori, altri invece sono state semplicemente delle sciocchezze fatte per dare un contentino al popolo. Carissimo Ugo, volevo un commento iniziale su questo discorso, ma anche da Massimo Bonella. Cosa ne pensate dell'istituzione del referendum in questo periodo di caos generale? Alfredo, intanto vi ringrazio per l'invito, vi faccio gli auguri per la bellissima vostra trasmissione. Saluto te, Rosario, Massimo e naturalmente i nostri ascoltatori. Mi fa meraviglia che un paese come il nostro, che ha un'astensione al diritto di voto che supera il 50%, abbia addirittura voglia di pensare ai referendum. O comunque abbia diciamo, partecipi alle richieste di deporre 500.000 firme perché poi possa essere ritenuto valido.
Tant'è vero che questa strada credo sia stata abbandonata dalla politica e abbiano scelto quella del coinvolgimento di 9 regioni, grazie all'approvazione dei loro consigli direttivi. È stato quindi poi possibile consegnare la proposta referendaria alla Corte di Cassazione e poi alla Costituzionale, che ne hanno giudicato la validità. Perché dico questo? Perché un popolo come il nostro, che ha diciamo, tanti problemi passati e futuri, come tu ben dicevi prima, che poi abbia la necessità di essere coinvolto in questi referendum mi sembra un po' strano. Il nostro è un popolo distratto, il nostro è un popolo a cui viene chiesto di andare a mare, di non andare a votare, il nostro è un popolo che viene silenziato dalle partite di calcio o dalle panzerottate. E come può essere coinvolto un popolo come questo a partecipare ad un referendum addirittura che parli di 21 impianti di trivelle, poi diremo perché non sono all'interno di 20 km, come tu dicevi prima, quando abbiamo una situazione dello Stato che denuncia un inquinamento totale, basta pensare ai nostri fiumi, alle nostre terre, alla nostra aria. È un referendum che è stato, diciamo, pilotato dalla politica. Hai detto bene tu prima, quando parlavi della legge di stabilità e poi col decreto Blocca Italia, cui il Premier ha voluto porre rimedio dando autonomia regionale agli enti locali. Ma questo non è servito a fermare iniziative singole che poi hanno coinvolto altri per fare cosiddetti dispettucci all'interno di una compagine politica. Questi dispettucci ci costano 300-400 mila euro, milioni di euro, scusate. E questi dispettucci servono a creare una specie di graduatoria di potere all'interno dello stesso partito, perché questa iniziativa non l'ha voluta il popolo, l'hanno voluta i politici. Alfredo? Certamente, certamente, caro Ugo. Indubbiamente è una situazione politica come tutte le cose che noi facciamo a livello italiano. E mi è piaciuto molto il tuo commento sul discorso ormai annuale, antico quasi. Si parlava già da Berlusconi che suggeriva di andare al mare o suggerivano situazioni che addirittura in bocca a un politico sarebbero motivo di blasfemia quasi verso lo Stato e verso il cittadino. Ma sappiamo benissimo che è un tempo questo in cui non ci si vergogna più di niente. Ma come si vota il referendum? Questo è un po' un accenno non per noi che ormai abbiamo sulle spalle votazioni politiche, amministrative, referendum, ma più che altro per i giovani che votano per la prima volta o comunque sono in questo mondo molto distratti dai problemi della politica, quando, come dicevano i nostri anziani, anche comprare il pane è fare politica. Il referendum è molto semplice, si vota sì, si vota no, nel senso che se noi votiamo sì andiamo ad abrogare la legge di stabilità che puntualizzava questo discorso sulle trivelle, sull'estrazione di gas e petrolio. Se votiamo no, cioè contro l'abrogazione, noi lasciamo le cose come stanno e non abbiamo fatto nulla per migliorare i nostri mari. Anche se continuano a dire i votanti del no, o almeno i partiti politici e i politici che desiderano il no, le coste davanti alle trivelle hanno tutte avuto bandiera blu, lo sapete, la bandiera blu è la,
il premio per i mari e le coste meno inquinate. E invece questo non è vero. E se invece votiamo no, come dicevo, tutto rimane come prima. In Italia, dentro le fasce delle 12 miglia, o meglio dire 20 chilometri, essendo un miglio, se non erro, un 1800 metri, correggetemi se mi sbaglio, in Italia ce ne sono 21 di trivelle che operano all'interno di questa fascia. Sono 7 in Sicilia, 5 in Calabria, 3 in Puglia, caro Ugo, 2 in Basilicata e 2 ce li ho a casa mia in Emilia Romagna, una nelle Marche e una nel Veneto. Queste sono le situazioni attuali. E se dovesse passare, come mi auguro passi, l'abrogazione di questo articolo, quindi la cessazione delle trivellazioni, anche se i fondi marini non sono esauriti, queste 21 scusate, trivelle dovrebbero cessare di esistere. E, ho sentito prima della trasmissione uno spot politico del nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che elogiava il no, perché il no potrebbe portare un grosso discapito agli ordini del lavoro, cioè ci troverebbe tanta gente a non avere più un lavoro, cioè i tecnici, gli operai delle piattaforme di trivellazione. E ha dato il suo parere, ecco, ma purtroppo, come si sa, a volte i pareri buttati lì sono sempre più pericolosi, perché adescano tantissima gente che non è abituata a pensare, cioè a valutare i pro e i contro delle azioni politiche italiane. Ma non solo lui ha dato un parere, scusami Alfredo, il parere è stato dato anche da illustri esponenti della Corte. Credo che sia un fatto un po' originale questo, perché nelle precedenti votazioni nessun politico, ma nessun esponente anche della magistratura ha mai dato dei consigli. Io credo che un uomo pubblico, a qualunque struttura appartenga, debba astenersi dal dare indicazioni. Esatto. Non credo che sia democratico questo comportamento. È certamente un inquinamento della valutazione. Sì, perché insomma, ritorniamo al discorso precedente. Questo referendum credo che abbia origini insomma un po' strane. È un referendum che né io né tu né gli altri abbiamo chiesto, e noi abbiamo chiesto di spendere tutti questi soldi assieme a tanti altri per gli spettucci che fa la politica. È l'ennesima dimostrazione che la politica non ha le idee molto chiare. Non è necessario fare un referendum per prendere delle decisioni. Noi abbiamo dato alla politica il compito di prendere delle decisioni. I leader politici, il Consiglio dei Ministri, i ministri, eccetera, hanno attraverso il Parlamento la possibilità di prendere decisioni alle quali sono stati da noi delegati. Per cui imporre un referendum perché ci sono delle beghe interne, quindi ulteriori spese di denaro, credo che non dovremmo potercelo permettere. Certo, invece andiamo ad assistere a queste iniziative. Io vorrei tanto
che queste iniziative venissero prese per altri grossi problemi, come quelli di cui l'Italia è afflitta, da cui l'Italia è afflitta, come quelli per esempio del lavoro, come l'inquinamento sul territorio, che non è solo un inquinamento nei mari, ma anche nel territorio, Sì. un crescente aumento dell'inquinamento del territorio che ci sta procurando un sacco di problemi di salute, ma anche di morti. Qui abbiamo, non molto lontano da qui, abbiamo l'Ilva, voi sapete, Sì. Taranto, che significa avere l'inquinamento dell'Ilva. E tante altre iniziative a cui potrebbero interessarsi i nostri politici, invece abbiamo l'ennesimo referendum, ce ne saranno altri, e guarda caso questi referendum, che erano il numero di 6 inizialmente, sono stati poi abilmente, diciamo, sottratti alle votazioni con, diciamo, iniziative che hanno modificato la legge di stabilità, restituendo quindi alle regioni una propria autonomia. Ma questo non è valso ad alcune regioni e a prendere iniziative che quindi potessero poi portare ad un impegno economico con una iniziativa referendaria, che, ripeto, non è stata ottenuta grazie alla raccolta di 500.000 firme. È una delle possibilità che si possa ottenere, quindi la possibilità di fare un referendum, ma attraverso iniziative prese da strutture regionali, quindi politiche. Sì, lasciare il verdetto alle regioni, quindi. Questo, ripeto, insomma, l'iniziativa è stata presa perché la minoranza del PD, con, mi pare, il Movimento Possibile, è stata quindi un'iniziativa che ha promosso poi un referendum. E siccome non sono riuscito a raccogliere le 5.000 firme, magari era un percorso un po' più lungo, è stato scelto quello dell'iniziativa, ripeto, del regionale. E quindi fra le regioni c'è anche la nostra, la Puglia, che hanno Certo. praticamente, cosa hanno fatto? Hanno sollevato un conflitto di attribuzione e hanno contestato al governo, che cosa? Di aver legiferato su una materia che non è di loro competenza. Quindi non è stato fatto un percorso a favore della popolazione, ma è stato fatto un percorso politico. A favore Ecco. dei politici. Se Indubbiamente, mi permetti, indubbiamente. Alfredo, vorrei dire una cosa, no? Certo, No, Rosario. perché il referendum, io ci credo, nel referendum, perché secondo me è la massima espressione di democrazia, ovviamente quando sono decisi dal popolo. Però io quello che mi ricordo, soprattutto il referendum sull'acqua, eccetera, molti referendum poi dopo vanno messi nel dimenticatoio, cioè nel senso. La gente, il popolo esprime, ti ricordi, se vi ricordate tutti quanti, soprattutto quello dell'acqua, ha espresso proprio un giudizio più oltre l'80%, se ricordo bene, cioè ha dato un suo giudizio, però alla fine l'acqua è rimasta, insomma, la stanno privatizzando lo stesso, a dispetto del Certo. referendum. Quindi, secondo me, questo è un giochetto che stanno facendo all'interno dei partiti per prenderci, ancora una volta per il sedere. Perché? Perché litigano tra di loro, ok, dicono andiamo a far votare la gente così vediamo chi di noi ha ragione o ha torto. Scusatemi. Però No, è un alla fatto. fine le trivelle non si chiuderanno, cioè resteranno lì, anche No, se dovesse vincere il sì. Io ho no. paura proprio per questo. Quindi la gente andrà a votare, sicuramente forse supereremo il 50%, me lo auguro, perché il referendum è giusto, il referendum è giusto che si vada a votare, come si va a votare anche nelle elezioni amministrative o politiche. Perché è l'unico modo per poter esprimere, perché se no con questa marea di giornali, quotidiani e televisioni che sono, diciamo, come devo dire, sono i don Abbondio, diciamo, della nostra politica, no? Cioè, nel senso che sono dalla parte del potere, comunque riportano sempre quello che dice il potere e mai quello che dice la gente, escluso qualcuno, per l'amor del cielo. Quindi alla fine la gente rimarrà sempre fregata. Insomma, io ho questo sospetto, questa è una mia Ma idea, un'idea che questo mi sono fatta e l'ho voluta esprimere qua, soprattutto c'è Ugo, Massimo ci sei tu, Alfredo, c'è anche il nostro assistente Ugo
alla regia, giusto per Alfredo, capire, alla perché regia, grazie mi piacerebbe sapere per l'assistenza. anche il parere di Massimo e dell'assistente alla regia, ma lui non interviene mai in trasmissione. No, Lui si no, mantiene dovete dire il neutrale. vostro parere. Si mantiene neutrale. Quindi, alla fine, io voterò per il sì, però sono sicuro che alla fine le trivelle resteranno lì. Ma questo l'abbiamo già detto nell'introduzione, caro Sì, Rosario, se forse mi sono perso qualcosa, perché sai, non badando alla regia. abbiamo una tale fiducia nel nostro governo che sappiamo già in precedenza quello che succederà, purtroppo. Altro discorso è il problema dell'inquinamento. Il problema dell'inquinamento, come dicevamo prima, è anche quello molto importante. Certamente il commento di Ugo di Bari per quanto riguarda l'inquinamento terrestre è certamente molto molto più drammatico di quello nel mare ed anche molto più pericoloso e costoso, bisogna dire, perché lo sappiamo benissimo che l'inquinamento provoca malattie e i costi sanitari esplodono in questo senso, che vanno poi a cozzare contro i continui tagli sanitari che stanno facendo a livello politico. Quindi, però anche il discorso dell'inquinamento marino è un discorso importante perché siamo sulla terra e quindi non è che si possa scappare molto più in là, diciamo. E vediamo già purtroppo tanti film di catastrofi ambientali che ormai ci siamo fatti quasi un'idea di quello che potrebbe succedere nel futuro. E si è parlato infatti di questo discorso dell'inquinamento che si hanno. Relativo specialmente, dunque, c'è stato uno studio dal 2012 al 2014 dell'ISPRA su commissione dell'ENI, però, ricordiamocelo, relativo a 34 piattaforme di gas gestite dalla compagnia nell'Adriatico, nei sedimenti marini e nelle cozze si sono rilevati tassi di inquinamento superiori al limite di legge. Si chiederanno i nostri amici, forse più giovani, perché parliamo di cozze. Dobbiamo ricordarci che la cozza è un animale che filtra l'acqua, quindi trattiene per sua natura tutto ciò che aspira e filtra, e quindi è un test proprio che si deve fare per conoscere lo stato di salute delle acque di quella zona. Anche se comunque salta fuori che l'ASL controlla prima della vendita le cose, comunque un inquinamento c'è. E anche questo è molto importante. Io non mangio cozze, però mi piacerebbe ogni tanto farlo, ma farlo in tutta tranquillità, senza dover andare a comprare cozze d'allevamento, che logicamente quelle sono esenti da qualsiasi rischio. Sull'inquinamento ne abbiamo già parlato, Ugo. Volevo anche un pensiero di Massimo. Sì, ma io posso dire questo, per quanto riguarda le trivellazioni, avevo seguito nel 2011 un convegno importante che si era realizzato a Chioggia con Radio Chioggia Sottomarina e in quell'occasione la Regione Veneto aveva detto no alle trivellazioni, insomma non si facevano di questi lavori perché la gente, soprattutto le persone, gli abitanti di Chioggia Sottomarina, ma anche di Venezia, erano preoccupati per il rischio della cosiddetta subsidenza. Cosa significa? Che quando si creano questi pozzi, si inizia
appunto a estrapolare questo gas, dopodiché il terreno cede e quindi abbiamo anche pezzi di costa che possono calare, scendere anche, abbassarsi anche di 1 metro, 2 metri, e sarebbe, cioè, Certo. sarebbe un danno incommensurabile. E ricordo questa grande preoccupazione, c'era la sala strapiena di gente, perché veramente dicono per pochi mesi di gas, perché insomma sono dei, come si dice, dei giacimenti abbastanza piccoli, ecco, si rischia di creare un danno enorme a livello proprio incommensurabile, perché tu, Alfredo, basta che pensi che se tutte le case di Chioggia Sottomarina si vengono allagate, ma il primo piano va sott'acqua di tutte le case, cioè viene fuori un danno terribile, insomma, un danno Sì. anche al patrimonio storico, perché poi Chioggia è conosciuta come città antica, storica, quindi ecco, c'è questa preoccupazione, perché questo fenomeno della subsidenza è già accaduto in altre zone del pianeta, non è una novità. E quindi andare a toccare una zona così delicata, un mare chiuso, qua, insomma, dire, Golfo di Venezia, cioè, si rischia veramente di fare dei danni non da poco. Quindi ecco, c'è questa preoccupazione, soprattutto per gli abitanti che sono a ridosso della costa. È vero. E quindi, ecco, quindi insomma, questa è la realtà che emerge. La gente deciderà al momento Certo, che Massimo. Sì, votare, perché insomma. quello che tu puntualizzi è molto importante, perché ricordiamoci che l'Adriatico per puro caso non è un lago, proprio perché è un mare quasi chiuso. E quindi ha un ecosistema particolare, non di mare aperto, dove c'è un maggiore ricambio. Ma la domanda che ci facciamo a questo punto è sul prodotto che ne togliamo, perché abbiamo messo tutte queste trivelle sparse un po' dappertutto. Tra i vari mari che circondano l'Italia, ma che cosa ricaviamo? E questa è una domanda, forse, cioè in definitiva, il gioco vale la candela? Questa è una domanda molto importante da valutare per il sì e per il no. Dai posti che. Alfredo, ti dico, scusa se ti interrompo, ti dirò anche un'altra cosa prima che mi Dimmi, dimentico, dimmi, perché dimmi. stasera sono abbastanza cotto. Era emerso anche un altro problema, che è il Sì. seguente. Durante quel convegno c'erano dei tecnici, delle persone, diciamo, addette ai lavori, insomma, degli esperti, che spiegavano che una volta che viene tolto il gas rimangono questi vuoti sotto, e appunto il Certo. rischio della subsidenza. Allora c'è chi dice che, diciamo, dalla parte opposta, che riempiendo di acqua queste Vengono voragini, riempiti con l'acqua, lo so, ecco, però non è, sì. ecco, però c'è da dire questo, che dicono appunto i tecnici, no, non è mai come riempirle di gas, non è mai come prima, quindi c'è sempre un abbassamento e il problema quindi non viene risolto, o comunque in maniera non sufficiente, ed ecco appunto il rischio che dicevo. E quindi c'è Potrebbero anche questo riempirlo fino a particolare, ecco, due, eh? da mettere in rilievo. Prego. Scusami se mi permetto, Massimo, il percorso dell'accumulo dell'anidride carbonica potrebbe essere una delle soluzioni, quello di metterlo negli spazi vuoti che vengono creati. Infatti, allo studio da persone competenti, esperte, quello di poter occupare questi spazi vuoti attraverso un'emissione di CO2. La CO2, per esempio, se la tecnologia lo potesse permettere, potrebbe essere immessa negli spazi resi vuoti dall'aspirazione del gas. Ma quello che mi preme, diciamo così, comprendere è che, come in ogni studio, soprattutto quando si fanno studi statistici o studi di percentuali, poi
ognuno mette il suo studio, ognuno spara le proprie cifre, ognuno di noi si avvale di quello che altri hanno visto, naturalmente non avendo la possibilità di fare, diciamo, degli studi particolari o personali. È ovvio, se potessimo farlo magari avremmo dei risultati diversi, ma come ogni statistica, e con tutte le variabili che ne fanno parte e gli obiettivi che vengono raggiunti, quasi sempre diciamo, è la politica. Scusate, ma io devo tornare su questa storia perché credo che sia preponderante in questa decisione, cioè è dove la politica ci vuol portare. Lo studio statistico lì ci farà fare delle riflessioni, magari distogliendoci da altre cose, e quindi le percentuali o le valutazioni o le notizie che abbiamo credo che siano lontanissime dalla realtà. Nessuno può contestarle, perché uno studio, diciamo, affidato ad enti con una potenza economica come la loro non potrà certo essere smontato da Greenpeace o da altri che hanno magari delle diciamo, possibilità sicuramente economiche molto inferiori. Le royalties, quelle che prendono diciamo, i governi, i politici dagli impegni di lavoro che vengono affidati quindi a queste grosse compagnie, diciamo, potrebbero anche essere uno dei motivi per cui non c'è difficoltà o troppa difficoltà nel concedere, diciamo, queste autorizzazioni. Potrebbe essere uno dei motivi, perché ci sono degli introiti economici notevoli. Sì, in effetti è vero. Vedi, sì, da qualunque parte noi ci muoviamo, siamo sempre sul ghiaccio degli interessi, quindi si cammina con estrema fatica, si sta dritti con estrema fatica. Comunque dai pozzi situati entro le 12 miglia si estrae di solito solo metano. È stato fatto uno studio dall'Espresso sul Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015. Queste piattaforme hanno contribuito al 28,1% della produzione nazionale di gas e al 10% in quella petrolifera. Sì, siamo più abbondanti in gas, questo lo sappiamo. E quindi le trivelle entro 10 miglia, infatti, nel 2015 hanno contribuito a soddisfare il 3 e il 4% dei consumi di gas e l'1% di quelli di petrolio. Questo, e quindi tutto quello che poi ci serve dobbiamo per forza importarlo dall'Egitto, dalla Libia, e che poi anche l'Egitto e la Libia non fa altro che perforare nel mare Mediterraneo, e quindi non si scappa. E quindi diciamo che l'utilizzo non è quella l'utilizzo delle trivellazioni non è quella panacea che possiamo immaginare che risolve i nostri problemi. Rimaniamo sempre vassalli di qualcun altro, rimaniamo sempre a disposizione del costo del petrolio che importiamo, quindi i prezzi sono veramente alti. Ecco, a livello, come si parlava prima, adesso mi è venuto in mente un'altra cosa, come si parlava prima della necessità dei referendum, sarebbe interessante fare un serio referendum sulla cancellazione delle accise che fanno lievitare i prezzi della benzina in maniera vergognosa. Quello sarebbe un utile referendum che risolverebbe, se non passa anche quello in cavalleria, risolverebbe molti problemi sul costo della benzina. Purtroppo, come sappiamo, e ne ho già parlato in tante altre trasmissioni negli anni scorsi, il problema delle accise, cioè dei contributi che dobbiamo distribuire qua e là per eventi più o meno catastrofici, successi in ere primordiali ormai, crea
sommandole tutte, un prezzo veramente esorbitante, mentre non so, appena fuori dall'Italia si paga un euro, di solito il costo della benzina è un euro al litro, mentre da noi cambia ogni giorno e lievita ogni giorno, e purtroppo è un grosso problema. Caro regista e caro aiuto regista, sono già le 22:50 e nel chiacchierare come solito si perde il senso del tempo. Vuoi mandare uno spot musicale? Ma io direi questa sera di no, perché abbiamo ancora 10 minuti e vorrei sfruttarli per bene, per andare avanti. Va bene. Sulla vicenda, perché il referendum è vicino. Certo. Fra pochi giorni, e quindi vorrei dare quante più informazioni possibile, oppure quante più opinione nostra, perché noi non è che noi non diamo opinioni, certo. Non è che ci permettiamo di dare, quindi però vorrei stuzzicare ancora di più la mente delle persone che ci ascoltano, quelle poche persone che ci ascoltano e che poi possono fare col passaparola, parlare con altre persone, ecco, parlare ancora e parlare in giro, e questo è molto importante, perché quello che si è visto in questi giorni, che si sta parlando di questo referendum, non è che si è fatto si è dato una grande spiegazione, almeno forse mi è sfuggito qualche cosa. Ma io adesso io confesso, di fronte ai nostri amici che stasera gentilmente si sono prestati a partecipare al nostro modestissimo programma, caro Rosario, e non sono molto fedele ai telegiornali, mi piace più leggere la rassegna stampa su, e non mi sembra che ci siano delle grosse notizie, a meno che non mi sbagli, su questo referendum che si sta per attivare fra pochi giorni, domenica prossima. Vorrei come ultimo argomento, abbiamo parlato del petrolio, abbiamo parlato del gas, abbiamo parlato che in definitiva non è che non se ne cava un granché dalle trivellazioni, e specialmente dalle trivellazioni entro i 12 miglia o 20 chilometri che siano, un piccolo appunto di qualche minuto sulle energie rinnovabili. Ecco, sulle energie rinnovabili se ne parla, si cerca di instradare il cittadino verso l'utilizzo di energie rinnovabili, vuol dire energie rinnovabili sono energie che non si possono esaurire, perché sono energie naturali, come il sole, come il vento, come anche le maree e tante altre cose che non si esauriranno mai, come si esaurisce il petrolio e si esaurirà, cioè il petrolio o il gas. E l'Italia sta facendo un grosso sforzo e veramente encomiabile, sia a livello fattivo, cioè con realizzazioni già concluse come i mulini a vento che noi vediamo su tante montagne e tante colline anche qua intorno a Bologna, o come sistemi di accumulo energetico sopra i tetti e anche in aperta campagna. Mi ricordo che quando lavoravo ho fatto vigilanza vicino a Bologna, verso Medicina, verso Imola, di un centro di produzione energetica ad accumulo solare veramente imponente, che si comincia a vedere e comincia a dare i suoi frutti. Infatti si è riusciti l'Unione Europea aveva proposto un quantitativo di energia prodotto con energie rinnovabili, e l'Italia è riuscita ad arrivare fino al
17% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Quindi, diciamo, certamente non siamo all'altezza dei paesi nordici, questo lo mettiamo già come cosa scontata, però lo sforzo c'è stato e lo sforzo, quando viene indirizzato bene, dà dei risultati positivi. A te, caro Ugo, un commento su questa energia e quello che si fa in Puglia. Noi siamo in attivo con l'energia prodotta attraverso fonti rinnovabili, tant'è che noi la diamo alle regioni limitrofe. Siamo all'avanguardia nella sistemazione, nella collocazione delle pale eoliche e quindi di energia che viene ricavata attraverso i pannelli solari, ma credo che siamo ancora molto lontani dal 50% dell'energia che viene ottenuta da paesi, come tu dicevi giustamente prima, cosiddetti nordici. Abbiamo quindi un percorso da compiere molto più ampio. E sembra strano che noi abbiamo questa, diciamo, questo handicap, questa difficoltà, noi soprattutto che qui, insomma, noi del sud, che dovremmo poter utilizzare grazie alle cosiddette fonti rinnovabili, dovremmo poter utilizzare quindi dei ricavati non solo di energie ma anche di prodotti alimentari che, come voi sapete, grazie al sole e grazie al nostro territorio ci danno un bel po' di quattrini. La nostra bilancia commerciale è molto attiva per quanto riguarda i prodotti che vengono sì. Che riguardano il settore alimentare. Non dimenticherò mai una frase che mi disse durante una chiacchierata un operatore del settore, che diceva: noi siamo così stupidi perché potremmo viaggiare anche noi in Mercedes se il nostro olio, che potrebbe essere paragonabile al petrolio, olio nero, non sappiamo sfruttarlo. E la dice lunga sta storia, perché se avessimo, insomma, lo sguardo un po' più lungo, avremmo incrementato, e potremmo farlo tuttora, la produzione di prodotti appunto alimentari, soprattutto il vino, l'olio, e ci potrebbero dare un sacco di lavoro soltanto se avessimo una politica molto, molto più illuminata di quella attuale. Sì, questo è vero, ma mi fa venire in mente col discorso del Mercedes, l'insabbiamento. A volte si legge sui giornali, anche su Facebook, l'insabbiamento di progetti di tecnologia avanzatissima che danno la possibilità alle automobili di viaggiare per chilometri e chilometri con prodotti naturali. Addirittura è stato qua nella provincia di Bologna realizzato anche da un centro studi un'automobile all'acqua che consentirebbe di fare molto con poco. Ma logicamente queste cose, dimmi. No, ti stavo dando ragione, infatti vengono quasi tutti sotterrati questi, diciamo, questi certo, progetti. Certo, perché non convengono. Ci sarebbe da parlare con te, che sei un esperto di mafia, di avere anche una visione mafiosa del problema carburanti e via discorrendo, ma purtroppo i nostri tempi sono scaduti. Ecomafia, Ecomafia. Ne parlerete voi, ne parlerete tu e l'Antonella. Questo è molto importante, perché da quelle parole che ci siamo detti stasera serpeggia questa idea in maniera molto robusta. Caro regista, caro aiuto regista. Ecco, sono qua, Alfredo, potremmo chiudere questa trasmissione. Molto bella, molto sentita. Perfetto. E molto piacevole con gli ospiti che ci hanno onorato. Di solito siamo soletti, solo soletti. Solo soletti, il povero Don Chisciotte, il suo Sancho Panza,
ma anche abbiamo avuto ospiti comunque, sì. Ogni tanto. E io ritornerei ad invitare sia Massimo sia Ugo per altre trasmissioni, per altri argomenti, con queste trasmissioni monotematiche. Volentieri, onorati siamo noi. Molto volentieri. A te per il finale, caro Rosario. Benissimo, allora grazie. Scusa Rosario. Sì, Massimo. Rosario, scusa, solo 5 secondi perché volevo ricordare ad Alfredo, a tutti anche gli ascoltatori, no? Un nome, lui si chiama ingegner, si chiamava purtroppo perché è deceduto nel 2007, aveva quasi, andava per i 90 anni. Lui si chiamava ingegner Massimiliano Longo, che è colui che aveva depositato il primo brevetto nel 71, credo, 70 o 71. Per quanto riguarda il primo motore idrogeno, però attenzione, l'idrogeno ricavato non dagli idrocarburi ma ricavato dall'acqua per elettrolisi, e questo in strettissima sintesi il discorso. In rete ci sono alcune mie interviste realizzate ancora negli anni che furono mandate in onda poi su alcune TV locali. Ecco, basta che voi andate in Google, scrivete Massimiliano Longo e lì avete tutte le informazioni. Me lo segno. Benissimo, Massimo. Sì, lo ripetiamo, Massimiliano Longo. Ecco qui. Perfetto, molto okay. Bene, Massimo. Io volevo fare una cosa diversa dal solito questa sera. Volevo ringraziare tutte le nostre web radio del network, da Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, la nuovissima web radio che sta nascendo, perché con il loro supporto, insomma, aiutano il network, aiutano tutti noi a raggiungere, anche se una sola persona, ma una persona in più, che è importantissimo questo. Volevo ricordare la trasmissione di domani sera alle 18:30 con una puntata speciale di Osservatorio Antimafia. Trasmissione condotta da Antonella Entrenò e Ugo Lombardi e con la partecipazione di Massimo Bonella. Ci sarà Salvatore Borsellino e Aaron Pettinari. Ugo, correggimi se mi sbaglio. E una trasmissione, sì, la prima trasmissione che faremo fra la gente, perché saremo ospiti del bar 100 culturale passi. Insomma, 100 passi della bravissima Rossella, quindi avremo questa magnifica opportunità, insomma, di stare fra le persone e di parlare di argomenti così, insomma, importanti fra loro. Cioè, questa è una bellissima esperienza, Radio Science, tutto il network in mezzo alla gente per parlare di mafia, per parlare di questi argomenti che sono importantissimi. Volevo salutare Rossella, appunto, del bar 100 passi che ospiterà la trasmissione, vero Ugo? Perfetto. Allora, chiudiamo con una cosa un po' strana, Alfredo. Massimo, sì, se ci dai un paio di... con le news di Massimo, due news, ecco, ce l'hai, perfetto. Massimo? Dunque, sto guardando... adesso... mi hai preso non l'ho fatta apposta, Massimo, chiedo venia. La prima news la do io, perché è una news che non è tanto una news, ma è una cosa che ormai si sa, che Verdini è stato salvato dall'emendamento di Scelta Civica che ha accorciato i termini di accertamento. Sapete che Verdini era accusato di evasione fiscale e la commissione tributaria provinciale di Firenze, appunto, ha accolto i ricorsi del leader di Ala, a cui le entrate contestavano un'estesa frode su IRES, IVA, IRPEF e IRAP, funzionale, hanno detto, all'arricchimento personale. Una modifica alla legge di stabilità voluta dal partito del viceministro Zanetti fa infatti scattare la decadenza nonostante l'avviso fosse stato notificato nel luglio 2014. Ecco, queste sono le notizie, oltre alla cosa che la gente dovrebbe leggere molto di più e dovrebbero passare di più sui media. E poi c'è sempre per le mafie Nino Di Matteo,
imputato non pentito, conferma in aula piano per assassinarlo. Camillo Graziani è accusato di associazione mafiosa e non è un collaboratore di giustizia, ma davanti ai giudici di Palermo, replicando alla deposizione di Vito Galatolo, ha spiegato come era stata organizzata la trappola per assassinare il PM della trattativa Stato-mafia, appunto attraverso un pentito Esca. Queste sono le due notizie che ci tenevo a darle, perché è da parecchio che si parla di Dino Di Matteo, di questo giudice, che vogliono farlo fuori, ma lo Stato non fa nulla per questo. Benissimo. Allora, c'è una ultima news che riguarda Casaleggio, dunque appunti temporale ben definito, le elezioni politiche del 2017, è questo il testamento politico che Casaleggio, secondo fonti interne al Movimento 5 Stelle, avrebbe lasciato ad alcuni fedelissimi. Gian Roberto era un visionario che riusciva a capire prima il futuro, spiega una delle fonti, era consapevole delle condizioni di salute ed aveva pianificato cosa sarebbe accaduto quando lui non ci sarebbe stato più, pianificava tutto e sempre. Poi abbiamo un'altra news al volo per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione. Dunque, le misure annunciate dall'Austria al Brennero inducono a chiedere con estrema urgenza la verifica da parte della Commissione della loro compatibilità con le regole di Schengen. Lo scrivono in una lettera congiunta al Commissario dell'Unione Europea, i ministri degli esteri Gentiloni e dell'interno Alfano, sottolineando che la decisione di ripristinare i controlli interni con l'Italia non appare suffragata da elementi fattuali e che non può in alcun modo essere considerata proporzionata. Questo è tutto dunque dalle news di Favormento, da Radio Favormento, redazione testata giornalistica Pineta OGTV, alle 23:06. Benissimo, grazie Massimo. Si sente Alfredo che risponde al telefono. No, ma capita quando si fanno. Benissimo, saluto tutti i nostri amici e okay, andiamo con la sigla. Ciao. Sentiamo Alfredo, si sentiva tutta la telefonata. Alfredo si sentiva tutta la telefonata, grazie. Comunque. Sì, era Ugo, sì. Che si scusa per essere scaricato il cordless. Ah, benissimo il telefono. Quindi un caro saluto a Ugo allora. Bene, certamente. Con questo è tutto, auguriamo ai nostri amici una buona serata sulle 23:07, buona giornata domani e l'appuntamento per domani alle 18:30 con una puntata speciale di Osservatorio Antimafia. Un caro saluto, ciao ciao a tutti quanti e andiamo ciao, con la sigla. Ciao a tutti, ciao, grazie Massimo. Grazie. Nulla, arrivederci da Venezia, ciao a tutti. Buonanotte.